Sulle scarpette rosa da ballo, annodate dai sogni di calcare le scene del palco, sono cresciute le allieve di Caroline May Barnett, fondatrice della scuola di danza più antica di Cremona, la Dance Studio C, che da quest'anno ha ottenuto l'Approved Dance Center, il prestigioso riconoscimento come scuola per insegnanti di danza classica e moderna rilasciato dall'Imperial Society of Teachers of Dancing, una delle organizzazioni più diffuse del mondo con sede a Londra. Tantissimi anni che sono qui a Cremona. Questa passione che è iniziata a insegnare anche ai bambini che non avevano mai fatto danza, e pian pianino sia la classica sia la moderna è sviluppato tantissimo, e questo riconoscimento per questo centro adesso che è approvato viene proposto per migliorare sempre l'insegnamento e il rapporto fra l'insegnante e gli allievi. Sogni, frasi poetiche e passione sembrano gli ingredienti dell'Accademia Cremonese della Danza, animata dallo spirito di questa maestra inglese che da oltre 30 anni insegna ai suoi allievi disciplina e arte, rigore e passione. Insegna ai giovani e non a rialzarsi dalle cadute e dai passi falsi che la vita a volte ci propone. La danza soprattutto è una gioia. E la danza, indipendentemente di quello che uno pensa, può arrivare a tutti. Sia alla persona più legnosa, diciamo, perché porta molto grazia e porta molta disciplina che si può fare anche con altre cose, non solo la danza, ma avere una bella disciplina ti aiuta a affrontare anche la vita quotidiana, diciamo. L'Approved Dance Center, arrivato dopo molti anni di intenso lavoro, nella scuola si sono formati oltre 2500 allievi, prevede un percorso articolato fatto di corsi di aggiornamento continui in Italia e in Inghilterra, di varie ispezioni per verificare lo stato dei locali e gli standard di insegnamento. Per me è una gratificazione enorme. A me piace l'idea che riesco a donare la mia esperienza e insegnare a tutte le persone, dalle bambine agli adulti, e poi ovviamente a loro che vogliono provare di entrare in questo mondo della danza.